possiamo confermare che, come negli ultimi 3 anni, siamo riusciti a garantire una risposta a quasi tutte le domande. Quindi abbiamo una richiesta che oggi possiamo avvicinare allo zero. Questo grazie a uno sforzo importante. Il settore prima infanzia investe circa 7 milioni e mezzo di euro all'anno, sia per sostenere i propri asili, sia per convenzionare gli asili nidi privati accreditati e con altre politiche quali per esempio il sostegno alle famiglie che decidono l'astensione facoltativa dal lavoro. La ricerca che abbiamo commissionato ci dà una risposta molto positiva, il 55% delle famiglie si ritiene da un voto buono ai nostri asili e addirittura il 35% invece si ritiene molto soddisfatta, quindi in generale i nostri asili vengono promossi a pienissimi voti. Se poi andiamo a vedere addirittura alcuni dati sul progetto educativo, sfioriamo il 90% di gradimento, come sulla pulizia e l'igiene, dove arriviamo a un 40% di famiglie che si ritiene soddisfatta e dà un voto buono e un 50% che si ritiene molto soddisfatta. Quindi devo dire che le nostre famiglie hanno voluto premiare l'impegno quotidiano dell'assessorato alla famiglia e di tutto il personale che con passione si occupa dei nostri più piccoli bambini.